un'altra iniziativa regionale che in questo caso invece finisce sotto accusa da parte del Movimento 5 Stelle. Lo sconto dei concessionari è una fake news della regione. Leggiamo da News Rimini, fino a 3.000 euro di rimborso dalla regione più uno sconto almeno del 15% sul prezzo di listino da parte dei concessionari era stato presentato così dalla regione l'ecobonus per cambiare le auto inquinanti a inizio febbraio, un bonus pensato per le famiglie dopo una serie di interventi a favore delle imprese da richiedere fino al 24 maggio da chi risiede in un comune dell'Emilia Romagna e ha un ISEE familiare fino a 35.000 euro l'anno. Sotto accusa ora da parte del Movimento 5 Stelle un aspetto dell'iniziativa è il modo in cui è stato comunicato dalla regione alla cittadinanza. Lo sconto del 15% aggiuntivo al bonus regionale intorno ai 2-3.000 euro che la giunta emiliano-romagnola aveva garantito sarebbe stato applicato dai concessionari. 5 Stelle parlano di fake news veicolata dalla regione attraverso comunicati stampa, video e spot sui social. A sollevare la questione Andrea Bertani e Silvia Piccinini, rispettivamente capogruppo e consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, a seguito di proteste avanzate dai cittadini. Il presidente della regione Bonaccini e l'assessore Paola Gazzolo avevano parlato dello sconto come di un qualcosa di previsto da un protocollo d'intesa sottoscritto con le maggiori associazioni di case costruttrici. All'interno del documento si parlerebbe però solo di una generica collaborazione da parte dei concessionari a pubblicizzare e a diffondere l'iniziativa. In pratica la regione è accusata di aver fatto passare come rientranti nell'ecobonus scontistiche eventualmente già applicate dalle case automobilistiche a fini promozionali. E in effetti abbiamo fatto un giro di telefonate insomma, con i concessionari riminesi, lo sconto di prassi rispetto al prezzo del listino viene confermato dalle concessionarie che abbiamo interpellato, uno sconto che tra l'altro può anche superare il 15% per alcune categorie professionali come ad esempio i medici, ma non arrivare necessariamente al 15% per chi non rientra in quelle categorie o anche non esserci affatto. Il punto ci ha spiegato un commerciale del settore che si valuta in base all'auto che si intende acquistare, lo sconto nel caso di questa concessionaria in particolare può avvicinarsi al 15%, ma solo se l'auto in questione è in pronta consegna, discorso diverso se deve essere ordinata. L'effetto di tutto questo, sostengono i 5 Stelle, che molte persone interessate a cambiare auto per acquistarne una meno inquinante si sono recate dai concessionari sicuri di poter chiedere un ulteriore sconto del 15% sul prezzo finale del veicolo, ma questo sconto in alcuni casi è stato negato.